Bonolis sconvolge i fan, l'annuncio insospettabile. Paolo Bonolis annuncia il suo ritiro dalla televisione. Benvenuti su Gossip Italia News, notizie in tempo reale. Metti un like al video, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. Questa è la notizia esplosiva che l'affermato conduttore ha rivelato durante l'11ª edizione del Festival della TV di Dogliani. Con un riferimento al suo noto programma, Avanti un altro, Bonolis ha illustrato la sua decisione con le seguenti parole. Ho dedicato 44 anni di vita a questo lavoro. Ora, sento che nella fase finale della mia esistenza voglio focalizzarmi su aspetti differenti, come i miei figli. La mia presenza sullo schermo sarà limitata nel tempo. Ha poi ribadito questo concetto con una nota di humor, quando gli è stato chiesto qual è il ricordo più amaro della sua carriera televisiva. Il fatto drammatico per me è che ho ancora un anno di contratto. Durante l'intervista, Bonolis ha ricordato le fasi salienti della sua carriera e ha nominato i suoi idoli, Corrado e Raimondo Vianello. Ascoltavo la corrida alla radio quando andavo a Ostia con i miei genitori. Ho incontrato Vianello per la prima volta ai Telegatti. Stavo in bagno e lui si è avvicinato per fare lo stesso. Mi ha guardato e mi ha detto, Eila, Bonolis, un piacere, ma forse non è il momento di stringerci la mano. Bonolis ha poi raccontato un episodio imbarazzante che gli è capitato durante una puntata di Davanti un altro. Un giorno è arrivata una signora che aveva chiaramente investito molto sul suo aspetto, labbra enormi, viso teso. Forse sono stato poco gentile, ma le ho detto, buonasera signora, lei chi era? Perché prima doveva essere davvero un'altra persona. Infine, Bonolis ha condiviso un tenero ricordo di suo padre, una delle sue principali fonti di ispirazione per intraprendere la carriera televisiva. Avevo appena iniziato a lavorare in televisione e dovevo condurre una serata con un veterano come Mike Buongiorno, ricorda Bonolis, che una sera chiamò a casa. Rispose mio padre, chi è? Sono Mike Buongiorno, c'è Paolo, ma vaffan. E riattaccò. A casa mia era impensabile che Mike Buongiorno potesse chiamare una sera. Quando gli dissi che mi pagavano 1 milione al mese mi disse che o ci andavo o mi ci mandava lui a calci nel sedere. Quindi, dovremo presto abituarsi a non vederlo più sullo schermo, con il suo stile di conduzione unico e penetrante. Ha capito che c'è un momento nella vita in cui è necessario fare un passo indietro. Avanti un altro. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news. Lascia un mi piace al video e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale.